Bentornati al corso Educa Italia, l'Italia che educa. Io sono Massimo Arcangeli, ormai mi conoscete. Oggi parliamo di discorso diretto e di discorso indiretto. Osserviamo questa scena. Anna è appena tornata a casa dopo una giornata molto faticosa. È quasi ora di cena. Bruno scende le scale, va verso la moglie, la bacia e le dice: "Ciao Anna. Com'è andata oggi?" Anna risponde: "Bene, grazie, ma sono molto stanca. Puoi preparare tu la cena, per favore?" "Certamente, tu vai a sederti sul divano e rilassati." In questa scena abbiamo visto Bruno che dice qualcosa ad Anna ed Anna che risponde a Bruno. Rivediamo le frasi pronunciate da Bruno e da Anna. Eccole, vedete? Queste frasi sono frasi pronunciate direttamente. Si usa, cioè in queste frasi, il discorso diretto. Si riportano direttamente le parole pronunciate dai due personaggi. Se il discorso fosse stato indiretto, queste stesse parole sarebbero state pronunciate da qualcuno che le avrebbe riferite, non sarebbero state pronunciate direttamente dai personaggi. Ciao Anna, com'è andata oggi? Bene, grazie, ma sono molto stanca. Prepari la cena, per favore? In che modo si può passare dal discorso diretto al discorso indiretto e dal discorso indiretto al discorso diretto? Vediamo qualche esempio. Scrivo: Anna chiede a Bruno puoi preparare tu la cena. Vedete? Questa è la frase pronunciata da Anna. Questo è uno dei verbi, uno dei tanti verbi che possiamo far precedere alla frase in discorso diretto. Può essere chiedere, può essere dire, può essere domandare, può essere rispondere. Possono essere tanti verbi simili a chiedere. Vedete, noi abbiamo messo tra doppie virgolette, le conosciamo già, la frase pronunciata direttamente da Anna. Io posso trasformare questa frase in questa: Anna chiede a Bruno se può preparare lui la cena. Vedete? Abbiamo trasformato questa frase che presentava un discorso diretto in una frase diversa. Il verbo è sempre lo stesso, anche la forma, ma questa è una frase in discorso indiretto. Anna chiede a Bruno se può preparare lui, Bruno, la cena. Vediamo un altro esempio e cominciamo a vedere quali sono i meccanismi con i quali si può passare dal discorso diretto al discorso indiretto, ma anche dal discorso indiretto al discorso diretto. Anna chiede a Bruno di preparare lui
la cena. In questo caso, vedete, il nostro verbo è sempre chiede. Questa è la frase in discorso indiretto, vedete, una proposizione subordinata alla proposizione principale. Se vogliamo trasformare questa frase, che presenta un esempio di discorso indiretto, in una frase invece in cui il discorso indiretto diventa discorso diretto, la frase risultante potrebbe essere questa. Anna. Chiede a Bruno prepari tu la cena per favore. Anna chiede a Bruno di preparare lui la cena. Anna chiede a Bruno, prepari tu la cena, per favore. Negli esempi che abbiamo appena visto, il verbo che introduceva il discorso diretto, chiedere, era il presente. Ma era il presente anche il verbo contenuto nella frase in discorso diretto. Proviamo a costruire esempi diversi. Uno lo scrivo io, eccolo, Anna chiede a Bruno, hai preparato tu la cena? Ecco, il verbo è sempre quello che abbiamo usato nei due esempi precedenti. In questo caso, qui, il tempo è cambiato, mentre qui il tempo era lo stesso, e il tempo che abbiamo davanti ai nostri occhi è un passato prossimo. Il primo esempio ve l'ho fatto vedere io, l'altro lo vedete voi. Eccolo, vedete? Anna chiede a Bruno, preparerai tu la cena? Anna chiede a Bruno, preparerai tu la cena? Anna chiede a Bruno se preparerà lui la cena. Cosa diventano questi due esempi se li trasformiamo dal discorso diretto al discorso indiretto? Ecco due possibili soluzioni. Osservate. Vedete il primo? Il primo era Anna chiede a Bruno, hai preparato tu la cena? E vedete la trasformazione in discorso indiretto. Anna chiede a Bruno se ha preparato lui la cena. Anna chiede a Bruno, hai preparato tu la cena? Anna chiede a Bruno se ha preparato lui la cena. Ed ecco l'altro, vedete? Anna chiede a Bruno, preparerai tu la cena? Ed ecco la frase trasformata in discorso indiretto. Anna chiede a Bruno se preparerà lui la cena. Anna chiede a Bruno, preparerai tu la cena? Anna chiede a Bruno se preparerà lui la cena. Se vogliamo continuare a giocare con queste trasformazioni, dal discorso diretto al discorso indiretto, dal discorso indiretto al discorso indiretto, facendo anche vedere come semplicemente trasformando un verbo dal presente al passato, dal presente al futuro, l'esempio si trasforma. Proviamo adesso a ragionare su quel che potrebbe diventare l'esempio se sostituiamo il presente chiede con un passato.
Guardiamo anche in questo caso questi due esempi. Qui vedete, io ho trasformato l'esempio precedente, gli esempi precedenti, sostituendo la forma del presente chiede con la forma del passato remoto chiese. Anna chiese a Bruno: prepari tu la cena? E ancora, vedete, Anna chiese a Bruno: hai preparato tu la cena? E ancora, Anna chiese a Bruno: preparerai tu la cena? Trasformiamo queste frasi che presentano il discorso diretto in frasi in cui il discorso diretto diventa indiretto. Anna chiese a Bruno: prepari tu la cena? Anna chiese a Bruno: hai preparato tu la cena? Anna chiese a Bruno: preparerai tu la cena? Vedete? Anna chiese a Bruno se preparava lui la cena. Anna chiese a Bruno se aveva preparato lui la cena. Anna chiese a Bruno se avrebbe preparato lui la cena. Anna chiese a Bruno se preparava lui la cena. Anna chiese a Bruno se aveva preparato lui la cena. Anna chiese a Bruno se avrebbe preparato lui la cena. Ecco, su queste trasformazioni, che sono un pochino più sottili, più complicate, facciamo qualche riflessione in più. Scriviamo l'esempio che abbiamo visto come primo e trasformiamolo. Anna chiese a Bruno: prepari tu la cena. Ecco, vedete, qui abbiamo un passato remoto e qui abbiamo un presente. Trasformiamo. Anna chiese a Bruno se preparava lui la cena. Anna chiese a Bruno: prepari tu la cena? Anna chiese a Bruno se preparava lui la cena. L'altro esempio. Anna chiese a Bruno hai preparato tu la cena? Trasformiamola. Anna chiese a Bruno se aveva preparato lui la cena. Osservate, sempre un passato remoto, questo è un passato prossimo che diventa, vedete, un trapassato prossimo. Osserviamo. Anna chiese a Bruno: prepari tu la cena? Presente imperfetto,
il passato remoto in tutti e due gli esempi. Anna chiese a Bruno, hai preparato tu la cena? Passato prossimo, qui sempre il passato remoto, che diventa, quando trasformiamo il discorso diretto in discorso diretto, diventa un trapassato prossimo. Rivediamo l'ultimo esempio, quello con il futuro. Ecco, riguardatelo ancora una volta. Anna chiese a Bruno, preparerai tu la cena? Cosa diventa? Anna chiese a Bruno se avrebbe preparato lui la cena. E cioè in questo caso il futuro, trasformando la frase, sostituendo il discorso diretto con quello indiretto, diventa un condizionale passato, avrebbe preparato. Anna chiese a Bruno se preparava lui la cena. Anna chiese a Bruno se aveva preparato lui la cena. Anna chiese a Bruno se avrebbe preparato lui la cena. Gli esempi che abbiamo visto finora erano esempi di questo tipo. Qualcuno chiedeva qualcosa, poteva farlo o nella forma del discorso diretto o nella forma del discorso indiretto. Eravamo di fronte a una richiesta, e la richiesta, così come una qualunque richiesta, così come una domanda, quando è diretta, viene accompagnata dalla presenza del punto interrogativo, che è il punto di domanda con cui si conclude la frase in discorso diretto. Proviamo ora a pensare a qualcosa di diverso. Proviamo cioè a pensare di trasformare questa frase da frase interrogativa a frase imperativa. Vediamo questo esempio. Vedete? Anna dice a Bruno, prepara tu la cena, per favore. Anna dice a Bruno, prepara tu la cena, per favore. Vedete che il punto non è più il punto interrogativo, il punto di domanda, ma è il punto esclamativo, il punto che segnala il fatto che noi stiamo affermando qualcosa con una certa intensità. Cosa diventa questa frase che presenta un discorso diretto se la trasformiamo in modo tale che il discorso diretto divenga indiretto? Eccolo, il risultato, vedete? Anna dice a Bruno di preparare lui la cena. Anna dice a Bruno, prepara tu la cena per favore. Anna dice a Bruno di preparare lui la cena. E facciamo ora qualche esercizio in più per allenarci, per capire meglio come funziona il gioco di trasformazioni dal discorso diretto a discorso indiretto, dal discorso indiretto a discorso diretto. Discorso diretto. Discorso indiretto. Ecco un primo esercizio. Osservate cosa dovete fare. Dovete trasformare le frasi che vedete, che presentano un esempio di discorso diretto, in frasi che presentano invece questo discorso diretto trasformato in discorso indiretto. Il primo esempio, vedete, Luca dice a Paolo, sbrigati. Questo esempio ve lo svolgo io, gli altri due li fate voi. Se vogliamo trasformare questo esempio, sostituendo il discorso diretto con il discorso indiretto, l'esempio potrebbe diventare questo. Luca dice a Paolo di sbrigarsi, cioè di fare in fretta. Fate gli altri esempi. Luca dice a Paolo, sbrigati, è tardi. Gianni e Alice hanno chiesto alla nonna, oggi possiamo giocare in giardino? Simona domandò a Carlo, è questa casa tua? Ieri Sara ha detto, se parlassi inglese andrei a vivere a Edimburgo. Stamattina il controllore ha detto, chi non ha il biglietto deve scendere dal treno. L'allenatore ha detto ai giocatori, domani vincerete. Ci siete riusciti? Ecco le soluzioni.
Luca dice a Paolo di sbrigarsi, che si sbrighi. Gianni e Alice hanno chiesto alla nonna se quel giorno potevano giocare in giardino. Simona domandò a Carlo se quella era casa sua. Ieri Sara ha detto che se avesse parlato inglese sarebbe andata a vivere a Edimburgo. Stamattina il controllore ha detto che chi non aveva il biglietto doveva scendere dal treno. L'allenatore ha detto ai giocatori che il giorno dopo avrebbero vinto. Facciamo ancora un altro esercizio. Osservate che cosa vi si chiede di fare. Vi si chiede di trasformare, in questo caso, gli esempi che presentano un discorso indiretto in esempi in cui il discorso indiretto viene invece trasformato in discorso diretto. L'insegnante disse agli studenti di consegnare il compito alle ore 12. Flavio e Maria avevano detto che si sarebbero comprati una nuova auto se avessero avuto più soldi da parte. Giorgia chiese a Luca dove era stato la sera prima. L'assistente di volo dice ai passeggeri di spegnere i cellulari e di allacciare le cinture di sicurezza. Ci siete riusciti? Guardiamo le soluzioni. L'insegnante disse agli studenti: consegnate il compito alle ore 12. Flavio e Maria avevano detto: compreremo una nuova auto se avremo più soldi da parte. Flavio e Maria avevano detto: compreremmo una nuova auto se avessimo più soldi da parte. Flavio e Maria avevano detto: avremmo comprato una nuova auto se avessimo avuto più soldi da parte. Giorgia chiese a Luca: dove sei stato ieri sera? L'assistente di volo dice ai passeggeri: spegnete i cellulari e allacciate le cinture di sicurezza. Prima di concludere, facciamo ancora un altro esercizio, lo facciamo insieme. Scrivo questa frase: l'allenatore dice ai suoi giocatori: domani vincerete. Ecco, ci mettiamo anche un bel punto esclamativo. Se vogliamo trasformare questo esempio in modo tale che il discorso diretto sia sostituito dal discorso indiretto, questa frase può diventare: l'allenatore dice ai suoi giocatori che domani vinceranno. Vedete? Domani vincerete, che domani vinceranno. Vedete ancora un esempio di trasformazione da discorso diretto a discorso indiretto. Discorso diretto. Anna chiede a Bruno: puoi preparare tu la cena? Anna chiede a Bruno: preparerai tu la cena? Anna chiede a Bruno: hai preparato tu la cena? Discorso indiretto. Anna chiede a Bruno se può preparare lui la cena. Anna chiede a Bruno se preparerà lui la cena. Anna chiede a Bruno di preparare lui la cena.
anche per oggi la nostra lezione si conclude. Mi raccomando, fate sempre i vostri esercizi, studiate, studiate a fondo l'italiano. Noi ci vediamo la prossima volta. Ciao!